Il piano regolatore del 2002 di Roma prevedeva che intorno al Santa Maria della Pietà fossero edificati 300.000 metri cubi di nuovo cemento. Per capirci, tutta l'area che dal Santa Maria della Pietà arriva alla Torresina. E è l'unica battaglia vinta da chi non voleva consegnare questa città nelle mani dei costruttori in tutta Roma. Per 10 anni quello spazio è stato un centro culturale pubblico e di questo lo sanno. Le circa 30 compagnie teatrali giovanili romane che hanno potuto creare i loro spettacoli e portarli in giro per la città e non solo per la città, grazie allo spazio prove dell'associazione Ex Lavanderia. E di questo lo sanno gli attori, i musicisti, tutti quelli che hanno potuto esprimere la propria arte, i gruppi giovanili del territorio che hanno potuto esprimere la propria arte e la propria cultura, oppure semplicemente quei cittadini che sono potuti venire a sentire un concerto, uno spettacolo teatrale, a partecipare a un laboratorio. Significa recuperare un patrimonio pubblico, una risorsa economica pubblica, e significa dare a questa città, in uno dei luoghi più belli di questa città, uno spazio per l'accoglienza del turismo giovanile. Questa roba, se non c'eravamo noi, se non c'erano i cittadini che ci hanno sostenuto, se non c'erano le battaglie che dal coordinamento Città Ideale del 1996 ad oggi hanno rappresentato una resistenza durissima per salvare quel posto meraviglioso, non sarebbe avvenuto. Il recupero dei 5 padiglioni dell'ostello, un parco pubblico pedonale, una struttura amministrativa al servizio dei cittadini ragionevole, questa è la proposta che gli estremisti, gli esagerati della situazione propongono, e insieme a loro l'hanno proposto 12.500 cittadini. Noi non facciamo teatro per hobby, è il nostro lavoro. E grazie a Santa Maria della Pietà dei progetti che sarebbero stati molto difficili da mettere in piedi, e invece siamo riusciti, perché potevamo portare le scenografie, potevamo lavorare tante ore, e questo ci ha permesso di avere un tempo che nessuno ci avrebbe dato. Rappresentare la tragedia viene considerato un argomento triste. In realtà non è un argomento triste, perché il teatro inizia così, come rappresentazione di qualcosa, perché si possa vedere, quindi si possa ribaltare. Il pubblico partecipa insieme agli attori a un evento che avviene in quel momento e che attua una trasformazione in chi vede e in chi fa. È significativo come soltanto luoghi particolari che sono fuori un po' dalle dinamiche politiche di un certo tipo si permettano di fare un investimento, perché loro in realtà non investono, nel senso che non producono, ma investono perché è il loro tempo. Libera sottoscrizione per libera cultura, per libera cittadinanza. Fate uno sforzo insieme a noi e datevi una mano. Hossein, dacci un'altra mano, non in quel senso, ma ho saputo che ti sei portato un amichetto. No, dunque, io volevo passare da un plurinquisito peggio di Previti, che è Massimiliano, a un altro plurinquisito, che è Andrea Rivera, che ogni volta che fa uno spettacolo si piena denuncia. Sto con Valeriana, che quando me fissan me fa venire l'anziolin. Stavamo nella stessa aulin a scuola. Certo, non è Anna Falqui, ma è la luce in dei miei occhi. Anche se lei a scuola in preparazione H. Beh, totalmente no. Più brava nella Prozac che nella poesia.